Signor Sindaco, in questi giorni sono state avviate le procedure per il recupero di crediti su tasse comunali non pagate da parte di alcuni cittadini nicosiani. Come mai avete avviato queste procedure? Sì, abbiamo dovuto adottare queste procedure, siamo stati sostanzialmente costretti da più rilievi fatteci dalla Corte dei Conti. La Corte dei Conti a ripetizione ci ha segnalato che la mancata riscossione di tributi che i cittadini avrebbero dovuto pagare negli anni. Si tratta sostanzialmente di tributi proprio datati nel 2016, 2017, 2018 e quindi da oltre 5 anni e con grave danno per l'ente in sostanza e con grave danno per tutti i cittadini praticamente che pagano regolarmente. Noi non è stata intanto una decisione presa al cuor leggero, però ripeto è stata una decisione a cui siamo coscienti, perché c'era un debito per le cartelle che stiamo cercando di riscuotere di circa quasi 1 milione di euro. Si tratta della Tari del 2016, dell'Imo e della Tasi del 2018. Devo dire che si è arrivati a questa azione intanto perché attraverso un'agenzia che è l'Advanced System, perché nonostante più avvisi fatti ai cittadini che sono partiti circa 2 anni fa, mi diceva praticamente l'ufficio che i cittadini morosi sono stati avvisati per più di 3 volte con tutte le procedure che la legge impone e quindi attraverso avvisi, notifiche, attraverso PEC e che sono partiti questi avvisi già circa 2 anni fa. Poi è stato praticamente l'ultimo avviso, è stato l'ottobre del 2022. Ai quali davamo ancora uno spazio di tempo abbastanza lungo, circa 60 giorni, per regolarizzare la loro posizione. Fatto questo, chiaramente non si poteva fare altro che attuare questa procedura. Devo dire che per tutte quelle situazioni, ieri abbiamo avuto noi una riunione assieme ai dirigenti, per tutte quelle situazioni in cui c'è una situazione di, come dire, di temporanea o di transitoria insolvenza, cioè se il cittadino economicamente in questo periodo non ha una base solida economica, siamo disponibili, e questo adesso lo comunicheremo noi ai dirigenti dei vari uffici, c'è la possibilità di poter richiedere la rateizzazione. Però ripeto, siamo stati costretti perché altrimenti il Comune, non solo il Comune rischiava nei confronti della Corte dei Conti, ma soprattutto il Comune rischiava, ecco, dal punto di vista economico, finanziario, rischiava addirittura di non poter formulare nemmeno il bilancio. Il Comune di Nicosia ha aderito nei giorni scorsi al cosiddetto saldo e stralcio per i debiti comunali sotto i 1000 euro, una possibilità che viene data ai cittadini per regolarizzarsi. Sì, no, abbiamo aderito, abbiamo fatto praticamente una delibera di Consiglio Comunale in cui tutto quello praticamente che il governo ha, ecco, l'indirizzo del governo a favore dei contribuenti, noi l'abbiamo accettato e quindi, come dire, abbiamo aderito al saldo e stralcio proposto dal governo. E devo dire ancora praticamente, ritornando al primo punto, che ovviamente i soldi che noi recuperiamo serviranno anche ad abbassare le tariffe per tutti, perché più gente paga, più ovviamente le tariffe si abbassano. Non è giusto, noi abbiamo segnalato, o l'ufficio, ecco, ha segnalato all'amministrazione più di 1000 contribuenti che eludevano sostanzialmente il pagamento delle tariffe. E questo a fronte di chi paga regolarmente sarebbe una beffa, un danno, un oltraggio, perché in questo modo noi invece utilizzeremo quei soldi per abbassare nettamente, notevolmente le tariffe dei vari servizi.